Gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi i grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Ben ritrovati con un'altra puntata di Per Vederci Più Chiaro. Questa settimana, come sempre, in alternanza al mondo dell'assicurazione torna il mondo dell'ottica e quindi siamo in compagnia di Piero Franchini. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di questa centratura, insomma, degli occhiali, di quanto sia importante per, insomma, vederci bene, per fare in modo che il nostro cervello elabori le immagini che l'occhio gli propone. Più o meno l'ho capita così, io non lo so. Sì, se io a te ti dico sempre, vieni a controllare i tuoi mezzi visivi, perché la qualità della vita dipende quasi al 60-70% dalla qualità dei mezzi visivi e da tutto ciò che tu, diciamo, predisponi perché i tuoi mezzi visivi funzionino perfettamente. E quindi è scientificamente provato che migliora la qualità della vita. E quindi perché? Perché è chiaro che noi sappiamo che il nostro strumento visivo, che è uno dei più importanti strumenti che noi abbiamo nella nostra persona, è tra quelli più importanti, anzi sicuramente il più importante, che ci fa vivere o bene o meno bene. Però il nostro cervello si adegua a tutto l'ho detto altre volte, lo ridico, le capacità che usa per cercare di farti vedere bene e chiaramente le toglie a altre parti. Quindi ecco, si incanala il tuo cervello sul cercare di fare questo continuo sforzo di farti vedere bene e praticamente abbandona magari altre cose meno importanti, che però sono necessarie. Ma io, ad esempio, porto gli occhiali perché comunque ho un difetto visivo, insomma, ovviamente che si può correggere portando gli occhiali. Ma una volta fatto, diciamo, il nuovo paio di occhiali, no? Ogni quanto io dovrei ricontrollare la mia vista? Ma di solito ben fatto sarebbe ogni 6 mesi, però diciamo che già anche una volta l'anno. Però ecco, diciamo che si può fare anche meno frequente, però tu sappi che il 32% solamente dei portatori, di quelli che avrebbero necessità o dei portatori di occhiali, si interessano del loro problema, perché magari si interessano della scarpa, del jeans oppure della cintura, e meno degli occhiali. Ecco, nonostante che, per dire, la ricerca per quanto riguarda la ricerca nell'ottica
è molto avanzata, perché ci sono aziende molto molto importanti, tu considera Zeiss, Galileo, per citarne qualcuna. Cioè che hanno anche creato, diciamo, strumenti come delle lenti a contatto, come insomma esatto. Certo. Tu, ecco, diciamo che e noi abbiamo purtroppo un grosso problema, che è quello di quello per raggiungere, noi per raggiungere questo progresso, questo diciamo osannato progresso, abbiamo fatto degli errori madornali, e lo sappiamo, quindi cioè, abbiamo creato un inquinamento atmosferico, abbiamo inquinato un inquinamento ottico, e quindi ecco, e ogni volta che noi usiamo i nostri occhi e li usiamo, diciamo, senza mezzi di protezione, e noi abbiamo sempre delle cose che si inseriscono nel nostro circuito, come non dico come a mangiarle, però grosso modo, perché noi sappiamo che quando il liquido lacrimale si inserisce pian piano dentro al nostro corpo, quindi nel sangue, eccetera, eccetera. Quindi ecco, è importante, ora soprattutto oggi, è importante, diciamo, più possibile prevenire queste cose. Quindi come? Oggi si previene, soprattutto per tante cose si può prevenire, quella ad esempio dell'abbattimento degli UV. Quindi ecco, noi sappiamo che il sole, oltre che avere questi UV, diciamo che è normale che ci siano, però sono anche attraversati da particelle, questi UV sono confusi, diciamo, è come guardare attraverso un vetro appannato, insomma. E quindi ecco, perché? Perché la nostra aria, la nostra atmosfera non è limpida, non è più come, fatta di microparticelle che noi non vediamo, che però è tutto sommato danno. E quando ad esempio si portano le lenti a contatto, è ancora più importante cercare di prevenire portando quando è possibile, chiaramente, occhiali protettivi. Quindi ecco, perché è chiaro che chi nelle lenti a contatto, essendo le lenti a contatto, diciamo, delle cose che possono essere attaccate da qualsiasi germe, da qualsiasi diciamo, particella che arriva dentro l'occhio, è chiaro che dobbiamo cercare di prevenire. E quindi ecco, io raccomando a, diciamo, soprattutto a bambini, quindi cominciare a portare gli occhiali da sole, soprattutto perché noi vediamo che praticamente tutti i giorni sentiamo, no, che di questo sole malato, della nostra, e quindi poi dopo tutta una serie di strumentazioni che noi abbiamo creato, che sono appunto gli strumenti, diciamo, gli schermi che oggi li abbiamo dappertutto, perché oggi ci stiamo 8 ore a, diciamo, cioè, e quindi i telefonini, i televisori, tablet, PC, ma non solo, non ci siamo accontentati di questo, ma è chiaro che per risparmiare noi abbiamo messo le nostre belle lampade in casa al LED, e quindi e LED noi abbiamo visto, fatto vedere altre volte, ma lo ripeto perché è una cosa molto importante, i LED sono dannosissimi agli occhi, tant'è vero che il problema... Quindi anche i televisori. Sì, anche il televisore, è chiaro, sono tutti gli schermi, tutte le luci LED hanno un sovraccarico di UV, di UV anomali che portano, che danneggiano, e tant'è vero che oggi le malattie frequenti sono in aumento spaventoso, sono appunto retinopatie, maculopatie, e diciamo... Ora ci sono anche altre malattie che stanno arrivando, appunto, e questa, si trovano delle bruciature appunto nei nostri recettori oculari, senza sapere ancora bene chi è che li brucia. Il responsabile di questo danno, diciamo. Quindi ecco, è vero che, ripeto, la ricerca ha fatto passi da gigante, quindi ci sono addirittura anche lenti a contatto che prevengono, e già in molte lenti a contatto è già considerato il fatto della protezione in parte degli UV, così come appunto ci sono questi occhiali con a luce, diciamo, che proteggono appunto a taglio di luce blu,
e quindi che sono quelli che ci aiuteranno a vivere in questo mondo. Noi sappiamo che il nostro occhio non è fatto per lo schermo, no? Perché il nostro occhio, noi bisognerebbe avere un occhio quadrato. No. Quindi cioè, noi non ce l'abbiamo, l'occhio dovrebbe quadrato. Andare in onda mentre noi parliamo una fotografia dove c'è appunto un occhio quadrato. E quello cioè, non è così. Insomma, no? Il nostro occhio. Senti, è... ma allora abbiamo capito che ci dobbiamo, come dire, voler bene, no? Nel senso dobbiamo voler bene al nostro strumento, che sono gli occhi, importantissimo, perché ovviamente da loro dipende molto. Ai nostri strumenti. Ecco, la qualità bene, della ai nostri vita. Occhi ecco. E ai nostri occhiali. Ecco. Ma ti chiedo questo, quando le persone vengono nei tuoi punti vendita, insomma, prima ancora di acquistare qualcosa, magari si fanno controllare la vista, magari, ecco, fanno domande, cioè ti chiedono questo tipo di informazioni o seguono un pochino più a volte anche la moda e allora magari la salute passa un po' in secondo piano e dovrebbero farlo, cioè dovrebbero farti queste domande? Dunque, allora, per fortuna diciamo che ora anche i medici oculisti, quando appunto le persone vanno da loro per farsi controllare gli occhi e la vista, loro gli dicono, molti gli dicono che effettivamente esistono queste lenti a protezione UV. E quindi anche quelle però, bisogna, se sai com'è oggi il nostro mercato, perché oggi purtroppo si compra di tutto e di più, si compra tramite, se va a comprare dal macellaio ci si compra appunto le lenti a taglio di luce blu. Capita. E purtroppo questo è un errore perché onestamente ci sono una serie, e lo vediamo tutti i giorni, perché se noi leggiamo nei social, per dire, vediamo tutti i giorni che molta gente protesta perché si è trovata male negli acquisti online oppure perché il prodotto non era quello che aveva pensato, eccetera. E soprattutto, io secondo me dico, ma non solo nel settore dell'ottica, ma soprattutto ciò che vale veramente per diciamo far vivere la persona, è importante che sia controllato bene, perché sennò cioè, non sai quello che compri, non sai quello che... E quindi ecco, perché chiaramente ora vedrai che vuoi che dai nostri amici cinesi venga fuori una lente a protezione blu che la trovi a 2 euro, no? Per dire. Quindi, che è quella che praticamente protegge dagli smartphone, dal cellulare, dai tablet, da questa luce. Da questa luce. Ecco, che considerate che insomma la nostra vista. Considerate che le aziende. Sicuramente ci hanno già pensato, insomma, a produrla a basso costo, perché poi come hanno fatto con gli altri prodotti, non vedo perché non capiti anche per questo. Cioè, tu dici in questo caso è più pericoloso. Cioè, esatto, perché se io mi compro senza nulla togliere alla moda, ma insomma un vestitino fatto con delle cuciture un pochino più poco male, ma la vista si fa un danno serio, insomma, ecco, questo sì. È un po' il senso. Poi bisogna comprare italiano a prescindere, io sono di questo opinione, però... Poi specialmente chi praticamente si convince di una cosa, no? Chiaramente se te ti convinci, diciamo, che quello l'hai comprato e ti fa bene, e lo porti, no? È lì che poi dopo invece succede il problema, insomma. Ecco, quindi ecco, tu considera che le aziende che producono questo tipo di lenti dicono che i costi di una produzione di una lente del genere si aggira dai 25 euro in su, quindi te capisci che magari se trovi il prodotto a 10 euro, chiaramente quello non è come gli occhiali che abbiamo detto più volte premontati, che la gente ci riporta per camminarci, per lavorarci, eccetera. No, il premontato si può portare tranquillamente per leggere mezz'ora il giornale, per leggere, quindi, certo. Però ecco, se uno vuole poi dopo lavorare con gli occhiali, c'è tanta gente che ha bisogno di occhiali per lavorare, deve avere delle lenti che sono adeguate. Quindi, ecco. Allora, diciamo che siamo ormai in conclusione della nostra puntata, insomma è quello che ricordiamo un po' tutte le volte, sia per il mondo dell'assicurazione che per l'ottica. Per vederci più chiaro vi dovete affidare a chi insomma lo fa di professione e in maniera, sì. In maniera seria. Questo è un po' l'invito, no? Che, tra l'altro, con cui noi chiudiamo sempre. È come per dire, noi, cioè, non per farmi bravo, ma noi abbiamo un diploma che dobbiamo appunto conquistarci e quindi dobbiamo andarci a prenderlo. E quindi ecco, se
la legge richiede che ci sia un diploma, vuol dire, ecco, e quindi ecco, voi pensate, se invece comprate l'occhiale dove capita, appunto dal macellaio, probabilmente quello ne sa poco di quanto riguarda che roba ti vende. Quindi ecco, io dico sempre attenzione, fate prevenzione, perché gli occhi è una cosa importante, visto che poi noi stiamo invecchiando, la nostra Italia sta invecchiando, e una persona su tre ha più di 65 anni, e chiaramente quando dopo ti trovi a 65 anni già con altri problemi che porta purtroppo l'anzianità, ecco, non diciamo la vecchiaia che è brutta. Esatto, l'anzianità. L'anzianità. E quindi ecco, noi dobbiamo pensare che almeno non ci sia un motivo in più che sia quello di non aver prevenuto la nostra vista, di non aver guardato i nostri occhiali. Speriamo con questa trasmissione anche di avervi dato qualche indicazione in più, perché no, per come dire, mettervi sull'attenti, la famosa pulce nell'orecchio, per farvi capire che è importante tutelare la nostra vista. Noi ci vediamo fra due settimane. Due settimane, sì. Grazie. Quest'altra settimana c'è il Ghidoni. Esatto, alla prossima. Alla prossima. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7, e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Thank you.